Ci sono dei problemi funzionali dovuti a una mancanza di mobilità e altri a una mobilità anomala. Allora, la prima cosa che uno deve fare è che deve fare un po' di pulizia. Diciamo, se entriamo in un bosco con un sottobosco fitto, non si vede niente, prima di tagliare un albero bisogna pulire il sottobosco. E lì la stessa cosa, dobbiamo eliminare le posizioni negative, sbagliate. Dobbiamo evitare di fare delle cose che hanno tendenza a creare un problema a livello della nostra colonna vertebrale. E dunque in questo caso dobbiamo imparare la postura. La prima cosa è imparare le gambe. Una delle altre è, per esempio, quando uno è in piedi, non di mettersi come quando si va a meditare, riposo, non mettersi su una gamba sola, ma su tutte e due le gambe. Allora lo so, le donne mi diranno, questa posizione qua non è una posizione molto elegante, molto più sexy di mettersi su una gamba sola, no? Una volta va bene, però c'è gente che lo mette tutti i giorni e che dunque crea dei problemi, perché il fatto di sollevare i tacchi aumenta la curva lombare, ma vedete che ti fa un bel sedere e che ti fa dei bei colpacci, però ti rovina la parte lombare, perché aumentando la curva lombare schiaccia i dischi posteriormente e cambia completamente il baricentro del corpo. Dunque, anche lì bisogna sapere e non subire. Quando siamo in piedi abbiamo detto sempre le gambe, quando siamo seduti non accavare le gambe. Quando siamo seduti e vedo che qui non c'è nessun problema, evitare di mettersi la maggior parte dei giovani, anche a scuola, perché noi quando andiamo a scuola ci stiamo facendo un progetto un po' creativo, dei corsi a scuola, quante volte loro un po' meno perché guardano altre cose, ma io mi arrabbio, perché vedi i ragazzi stanno ascoltando un corso di postura e vi faccio vedere come sono. Terribile. Terribile, e sono i genitori che non correggono i bambini. Allora, molto spesso mi dicono, ma sì, ma glielo dico sempre. No, glielo dici sempre, però non si corregge. L'educazione è importante. Non solo l'educazione. L'educazione comincia anche con l'esempio, non solo con dire. E per questo che noi siamo in lite costante con il professore. Perché? Perché non è, noi dobbiamo cambiare il nostro ciclo di spalle. Dobbiamo non fare i corsi ai ragazzi, ma gli insegnanti ai genitori. Perché sono loro che condizionano i bambini. È logico che qualcuno che si tiene correttamente a casa avrà sicuramente meno possibilità di vedere i ragazzi prendere le posizioni sbagliate. Come tra l'altro se tu sei in macchina, se fumi in macchina e che quando arrivi al semaforo, quando vuoi svuotare il posacenere, apri la finestra e lo butti per terra, è logico che tuo figlio farà la stessa cosa. Se non ti fermi allo stop, tuo figlio non rispetterà mai lo stop. Come oggi ho sentito, ero con mia moglie al bar, ho sentito questo signore che era accanto a noi che parlava al barista e che gli diceva ma sì, pensi che ci sono questi poliziotti lì che stanno abbordando la legge. Io ho sentito bene, non ho sentito bene, no, stanno a guardare la legge, perché dal 15 si devono avere i pneumatici invernali, allora dici, stanno guardando la legge e non nevica mica. Allora, l'esempio. I genitori devono dare l'esempio, non solo dire, ma anche fare. E per le posture è molto importante. Se noi educhiamo i nostri figli a tenersi correttamente, ma non solo a dire tieniti correttamente, ma a spiegare anche il perché. E solo i genitori lo possono fare, però devono essere aiutati anche dagli insegnanti. Se come l'anno scorso abbiamo visto davanti al liceo, proprio davanti, quest'anno non si farà perché c'è una nuova legge,
e ho chiesto, però mi hanno detto che adesso lo fanno dall'altra parte di fronte, ma l'anno scorso noi eravamo a fare i corsi e c'era sotto l'entrata, ma proprio l'entrata, che tra l'altro l'entrata è sotto la finestra del provvisore, del preside, c'erano i ragazzi che fumavano e in mezzo a loro anche i professori. Inammissibile. Non puoi dare l'esempio. Non è possibile. Dunque queste sono delle cose che bisogna veramente, diciamo, noi come genitori, come nonni, come anche come figli, bisogna sapere queste cose qua e anche battere il piede per terra per dire no, questo non dobbiamo accettare, perché questo condiziona la nostra salute. Allora, le altre posizioni sbagliate quali sono? Non si dovrebbe dormire pancia in giù. Perché? Perché se noi abbiamo delle tavole, dei lettini con un buco per mettere il naso, voi nel materasso, almeno se avete un materasso come me, cioè non c'è un buco dentro, almeno a livello della testa, non solo negli altri posti, però a livello della testa non c'è. Allora, quando siete pancia in giù, non potete stare così, dovete girare la testa da una parte o dall'altra e sicuramente sarà più un lato favorito da un altro. E questo crea dei problemi, esattamente come quando mi metto su un'anca, è logico che quando mi metto da questo lato non mi sento bene, mi metterò sempre da questo. Il problema è che durante la notte, quando uno dorme pancia in giù, ha il petto appoggiato, per respirare si deve sollevare tutto il peso del corpo. Dunque si stanca per respirare, perché quando uno è pancia in su, a parte chi ha una quinta, normalmente si respira facilmente. Non c'è peso. Allora, poi dopo, quando uno è pancia in giù così, la testa girata da una parte, noi durante la notte abbiamo un riflesso che si chiama il riflesso miostatico. È un riflesso che impedisce il nostro corpo di andare a danneggiare un'articolazione o un tessuto. Per esempio, avete tutti visti, non so chi prende il treno, delle persone che erano sedute in treno, anche dei giovani, che sono così, di mattina, no? Ancora un po' addormentati, sono così, poi dopo un po' comincia a vedere che si addormentano così, poi fanno così, e poi fanno così. Non stanno lì, scende e salgono di nuovo. Perché questo? Questo è il riflesso miostatico. Quando si arriva in fondo così, ci sono delle tensioni sui legamenti, dei piccoli corpuscoli, che si chiamano corpuscoli di Golgi, che mandano dei stimoli nervosi che tirano sui muscoli, che stimolano i muscoli, e i muscoli tirano la testa in giù.